fiamma al giorno, energie del 29 di agosto, scegliete la vostra variante, sole, angioletto, musicista, stella. Chiediamo agli angeli che intervengano nella stesa per darci le energie del 29 di agosto per tutte le tre varianti. Ok, qua mi stanno dicendo, attenzione che c'è qualche cosa che dovete scoprire riguardo ancora una ferita di tradimento, o che non significa, dico sempre, che qualcuno vi tradisca, nel senso di il vostro amato, la vostra amata, voi tradite loro, ma è, come dire, un po' scoprire se ancora c'è qualche rimasuglio riguardo al non essere fedeli a se stessi, perché qui c'è qualche cosa che vuole iniziare, qualcosa di romantico. La Tour Eiffel ci parla proprio sempre di, come dire, di romanticismo, di Parigi, che è una delle città dell'amore, con lo specchio dietro. Guardate che ci sono tutte e due lo specchio dietro, qualcuno che vi vuole proporre il suo amore. Quindi c'è ancora qualche cosa che dovete vedere o riconoscere dentro di voi, nella vostra energia, riguardo o qualcosa che deve cambiare pelle, o c'è qualche cosa che è rimasto che ancora deve essere completato, oppure appunto una ferita di tradimento, perché arriva il nuovo inizio, arriva e sarà, diciamo, qualcosa di veramente bello. C'è la proposta d'amore, ricordatevi sempre che siete degli specchi, questo ci dicono gli angeli, quindi non aspettatevi che l'altro faccia qualcosa che voi stessi non fate nei vostri confronti. Quindi non potete pensare di essere amati profondamente se voi stessi non vi potete amare profondamente, non potete pensare che qualcuno vi accetti se voi stessi vi rifiutate. Quindi ecco, vedete che c'è ancora qualche maschera, qualche cosa riferita che deve essere cambiata per poter avere l'illuminazione e il cambiamento totale. Vediamo un po'. Sì, si comincia qualcosa di nuovo, c'è solo un rallentamento, che è quello appunto riguardo una ferita di tradimento, quindi verrà fuori qualche cosa, oppure qualche cosa che vi dice cambiate pelle, continuate la trasformazione, perché solo così potete cominciare qualcosa nella vostra storia d'amore di veramente importante. Allora, sì, ok. Ok, poi c'era questa, ne sono scese quattro, ma non importa. Qua mi stanno dicendo che è necessario che si possano diradare delle nebbie riguardo a un ancora, un peso che riguarda ancora uno scarso valore di sé. Per poter entrare nel cuore, io dico sempre, per essere casa e poter fare casa insieme alla persona del cuore. Al di là che siate fiamme, che siate qualsiasi tipo di rapporto, ecco, è importante entrare nel proprio potere. Guardate, c'è ancora qualcosa che deve essere visto riguardo a una ferita sullo scarso valore di sé, che è sempre accompagnata, come dico io, da una ferita o di tradimento o di abbandono o di rifiuto, soprattutto queste. Poi comunque ce ne sono anche altre ferite, ingiustizia, umiliazione, ma soprattutto le prime tre sono legate a uno scarso valore di sé, ovviamente tutte, però ecco, io diciamo che quelle più frequenti sono proprio queste. Infatti c'è qualcosa che deve essere ancora maturato. Ascoltate il vostro messaggio, il messaggio della vostra anima, ripulite, perché effettivamente voi possiate andare oltre. E vedete qua il mago, crei la magia che hai nel cuore. Se la magia che hai nel cuore è una magia di scarso valore di sé, ovviamente voi materializzate qualcosa o qualcuno che vi mostrerà quanto voi pensiate di valere poco, dandovi poco valore. Quindi attenzione a quello che state ancora nutrendo dentro. Vediamo un po' stella. Ok. Ok, allora qua mi sta dicendo fate scorrere quello che è l'acqua, l'anima, perché c'è un risveglio, deve essere però ottenuto attraverso un pochino di sofferenza per poter partire per un nuovo viaggio. Anche qui la giornata di oggi ci parla un po' di pulire le nostre energie, lo stanno dicendo un po' in tutte le tre varianti. Queste sono troppe, vediamo un po'. Eccola qua, vediamo un po'. Eh sì, ci sono delle prove che dovete superare, quindi questo un po' fatica che io vi dico di fare, perché ci mi danno proprio l'immagine della frusta, è proprio per quello, essere ancora un po' messi alla prova per poter andare alla fase successiva. Questioni di cuore, questioni di famiglia, questioni di affetti.
Vediamo un po' come stanno dicendo, il femminile deve essere maturo, deve maturare proprio per poter andare, partire per questo nuovo viaggio. Qua c'è la nave, qua c'è il treno che parte, ecco, qua c'è un femminile che deve entrare proprio a contatto con se stesso, non perché il maschile non debba farlo, ma perché diciamo sempre che l'energia femminile è quella che determina, diciamo, la manifestazione del maschile, quindi parte tutto un po' dal femminile, ma guardate che il lavoro del femminile creerà un maschile maturo, quindi vedete che siamo, al di là che siamo fiamme o meno, c'è sempre comunque uno influenza l'altro, o uno è l'altro, o uno sblocca l'altro, quindi mi raccomando, specchio, sempre fare lo specchio, al di là di qualsiasi relazione in cui voi siate, la situazione dello specchio in vibrazioni e in frequenze diverse è la stessa.